Gentili telespettatori, buongiorno e benvenuti a Roma Vista Mare, la rubrica di approfondimento di Canale 10 sulle eccellenze, sulle tipicità, sulle curiosità e le storie legate al mare di Roma e alle relazioni che intercorrono tra Ostia e la capitale. In questo viaggio quotidiano mi accompagna Alex Borrello, che ringrazio. Buongiorno e andiamo a tutti. Subito a presentare in questa spettacolare location, come potete vedere alle mie spalle, l'iconico trampolino del Kursaal, dello stabilimento balneare Kursaal. Alla mia destra Massimo Vanni, uno stuntman, maestro d'armi, attore e chi più ne ha più ne metta, ma è conosciuto soprattutto come il brigadiere Gargiulo dei film poliziotteschi dell'indimenticato Thomas Milliam. Alla mia sinistra Daniela Polito, del campeggio internazionale. Parleremo di turismo con lei, di turismo all'aria aperta, ma anche di cinema, e vedremo perché. Massimo Vanni, quante volte ti sei gettato da questo trampolino? Beh, quando ero un pochettino più giovane, parecchie volte. Era un po' la mia palestra, provavo già allora a fare qualcosa, insomma, di un po' più acrobatico, ecco. Peraltro uno dei tuoi film più importanti, Squadra Antitruffa del 1975, 77, ti mostra mentre ti tuffi dal ponte della Scafa nel Tevere. Sì, un atto sì. Di coraggio. No, vabbè, insomma, fa parte del nostro lavoro. Quindi mi ricordo che quel tuffo l'abbiamo fatto la mattina molto presto, perché per esigenze di copione la scena doveva essere appunto all'alba. E oltre me, io prima si è gettato un altro personaggio che era Roberto Alessandri, che è soprannominato il Pupo, un altro stuntman, per cui fa finta di morire, viene sparato, cade e Thomas mi diceva: va a prendere, corri, io mi tolgo le scarpe e mi devo. E ti getti dal parapetto del ponte della Scafa. Cosa che non si potrebbe più fare adesso. Un salto di quanti metri? Credo una decina, insomma, grosso modo come il Kursaal. Come il trampolino del Kursaal. Il nostro amico Massimo Vanni ha un credito di ben 70 film. Pensate che lui ha lavorato per registi come Bruno Corbucci, Neri Parenti, Lamberto Bava, Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, premio Oscar per il nuovo Cinema Paradiso, Tinto Brass. Io ho lavorato con praticamente l'ultimo film di House of Gucci di Ridley Scott. Sì, il grande regista. Ho avuto la fortuna di controfigurare Al Pacino, per cui ecco, ho conosciuto un grande Al Pacino per alcune scene d'azione che poi alla fine sono state molto, molto ridotte, però mi ha dato la possibilità di lavorare veramente con una grande troupe, questo grande regista Ridley Scott, e soprattutto conoscere un grande come Al Pacino. Tu hai lavorato anche nell'ultimo film di Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale. Sì, con un po' di nostalgia, perché Gigi purtroppo non c'è più, l'ho conosciuto prima, l'avevo diciamo quasi intravisto qualche volta, ma insomma nell'ultimo film ho avuto l'opportunità di conoscerlo meglio, una persona bellissima, una persona stupenda, peccato. Tu hai raccontato tutta la tua esperienza professionale in un libro, Mi chiamavano Gargiulo, del quale poi parleremo per approfondire ancora di più il personaggio Massimo Vanni. Grazie. Ma Daniela Polito in qualche modo è collegata anche al cinema, perché il campeggio internazionale ha fatto da palestra per un grande regista. Nel 1957 Franco Zeffirelli ha girato il suo primo film, alla regia appunto, alla direzione delle cineprese, si intitolava Camping, con Nino Manfredi, Marisa Lasio, Paolo Ferrari. Dopodiché si è avviata l'attività in relazione alle Olimpiadi del 1960. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Intanto buon pomeriggio, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Ne è passato di acqua sotto i ponti, però noi abbiamo cercato, come cooperativa che gestisce questo campeggio, in qualche modo di mantenere nel tempo l'atmosfera di un campeggio come era una volta. A me piace chiamarlo il nostro campeggio vintage, scegliendo un target di persone che al villaggio turistico tutto organizzato
preferisce una atmosfera più familiare, più easy, dove non devi necessariamente prenotare per mettere una tenda, dove non ti devi stressare. Questa l'atmosfera del campeggio di un tempo abbiamo cercato di mantenerla, lasciando peraltro gran parte dell'area del campeggio destinata proprio alle tende, alle roulotte, ai saccopelisti, anziché riempire di case mobili come accade purtroppo in alcuni villaggi turistici e campeggi. Quindi abbiamo mantenuto questa atmosfera che io direi, mi piace usare questa parola, conviviale. Qualche giorno fa è stato presentato un libro da parte nella chiesa vicino all'ospedale Grassi, da parte del Vaticano, sulla nuova, sul turismo esperienziale, grazie, e sulla forma conviviale, che è una bella parola. Sì, peraltro voi avete un primato, voi siete l'unico campeggio sul mare della provincia di Roma. Del comune di Roma? Del comune di Roma, sì, siamo l'unico campeggio sul mare. La spiaggia è a 50 metri dall'uscita del campeggio, al tempo in cui fu filmato, girato quel bel film, era un tutt'uno, però comunque una grandissima bella spiaggia e tra l'altro tenuta molto bene, devo dire, dal comune di Roma. Ma sono più italiani o stranieri che fanno campeggio al giorno d'oggi? Al giorno d'oggi diciamo che il nostro è un campeggio che è situato in una città d'arte, perché è un campeggio di Roma. Fondamentalmente i campeggi che sono un po' più decentrati ospitano turismo italiano. Noi siamo tra i campeggi di Roma che ospitano in gran parte cittadini stranieri, turisti stranieri. Massimo, hai scritto questo libro molto interessante, Mi chiamavano Gargiulo, Massimo Vanni, attore stuntman, e in copertina ovviamente c'è un indimenticabile Thomas Milian. Esatto, allora devo fare una piccola premessa: questo libro diciamo non è frutto della mia fantasia, né questo libro l'ho fatto, è un'idea non partita da me, ma è partita da Andrea Girolami, che è il figlio del grandissimo regista Enzo G. Castellari, con il quale io ho avuto la fortuna di iniziare un po' la mia modesta carriera. Con Marino Girolami tu hai girato. Marino Girolami, il papà di Enzo Castellari, quindi due grandi, due pilastri del nostro cinema. E Castellari, poi lo sappiamo tutti, ha fatto tutta l'epoca del poliziesco con tantissimi successi, dal Cittadino si ribella, La polizia in crimine, Legge assolve, Il grande racket, La via della droga. Quindi io ho cominciato con Enzo e il figlio. Registi molto amati da Quentin Tarantino, dobbiamo dire. No, registi italiani. Enzo Castellari, amatissimo da Quentin Tarantino, che praticamente lo reputa il suo maestro. Tant'è vero che il film Bastardi senza gloria è stato, diciamo, tra virgolette, è stata un'ispirazione di Tarantino dal film di quel maledetto treno blindato di Enzo Castellari, appunto del 77. Quindi questa è stata un'idea di Andrea e ci abbiamo messo, penso, quasi un paio d'anni, perché poi è stato scritto durante la pandemia, quindi ci vedevamo, non ci vedevamo. Parlaci di Thomas Milian. Thomas, tu, quanti film hai girato con lui? Io ne ho girati 10. Non ho fatto il primo, che era Squadra Anticipo, e non ho fatto l'ultimo, che era Delitto sull'autostrada. Thomas, che dire di Thomas? Una persona incredibile, un cuore grandissimo, un attore eccezionale, mi ha dato tanto e mi manca molto. Negli anni 70 la figura dello stuntman era fondamentale per una rappresentazione, sì, di un film d'azione soprattutto. Ora con l'era digitale cos'è cambiato? Beh, guarda, sì, negli anni 70 diciamo c'era più fisicità nelle scene d'azione. Noi come stunt eravamo molto presenti, perché spesso, specialmente nei film d'azione, sia il regista che la produzione preferiva prendere, proprio per i ruoli minori, insomma ruoli un po' acrobatici, preferiva prendere degli stunt attori, per cui noi eravamo presenti in tantissimi film. Tante volte succedeva, finiva un film e alla sera andavi su un altro set, eccetera. Adesso siamo supportati da tanta tecnologia e questo è bene.
e ci sono nuove tecnologie che ci aiutano a fare le scene, diciamo, con molta più sicurezza che negli anni 70, però diciamo in prima battuta c'è il fisico che deve reggere, come si dice. Quindi siete anche degli sportivi principalmente? Sì, beh, tutti noi veniamo un po', tutti dallo sport, chi dal circo. Vogliamo ricordare il tuo soprannome da giovane, Aosta? Muscoletto. Ah, addirittura. Ex adesso. Daniela Polito, qual è il futuro del turismo all'aria aperta? Ha ancora un senso, considerato il fatto che molti cercano invece il comfort, il massimo comfort per le loro vacanze? Se non c'è l'ascensore si rifiutano di prendere l'albergo o il B&B, se non c'è l'aria condizionata non si va da nessuna parte. Ecco, voi riuscite in qualche modo ad inquadrare le esigenze dei vostri utenti, dei vostri clienti? No, futuro ce l'ha e come, perché passare le vacanze all'aria aperta, avere l'occasione, la possibilità di comunicare, fare amicizie, incontrarsi nei campeggi, nel turismo all'aria aperta è molto più facile che non dentro un albergo, chiuso in una stanza, soprattutto tra l'altro quando ci sono famiglie con bambini. È vero quello che dici, che c'è una ricerca di comfort sempre maggiore, ma è vero anche al contrario. Noi quest'anno in particolare abbiamo un ritorno di ragazzi con la tendina, col sacco a pelo, che offre più libertà, non devi prenotare, ti puoi muovere come vuoi. C'è più contatto con la natura, poi, tra no? Tra l'altro ci sono anche una serie di soluzioni tecnologiche ormai, ad esempio le case mobili, che hanno l'aria condizionata, ovviamente tutti confermano questo da un pezzo, ma addirittura è preso USB, la possibilità di ordinare la colazione dalla casa mobile. Non è il nostro target, perché a me piace che i nostri turisti escano dalla casa mobile, vadano al bar, chiacchierino col turista, chiacchierano con i vicini di tavolo piuttosto che. Però ci sono campeggi organizzati molto bene e molto all'avanguardia, che hanno delle soluzioni tecnologiche molto molto evolute. Bene, bene, il nostro tempo a disposizione volge al termine. Mi fa piacere evidenziare un paio di aspetti. Il primo, abbiamo parlato di cinema e lo abbiamo fatto con grande piacere, considerato il fatto che Ostia è stata una location privilegiata per tantissimi film. Faccio una piccola autopromozione sul libro che ho scritto, Ostia Set Naturale, sono rappresentate, definite, indicate ben 130 location di altrettanti film. E alle spalle, alle mie spalle, voi vedete il trampolino dello stabilimento balneare Kursaal, che è stata location, pensate, per, ne leggo alcuni di film iconici, I Vitelloni di Federico Fellini, inizia proprio all'interno dello stabilimento Kursaal e ci sono molte scene che rappresentano il trampolino, Mamma mia che impressione di Alberto Sordi, Caccia al marito, alcuni film anche di Marino Girolamo, Ferragosto in bikini, Bellezze sulla spiaggia, Il successo con un gigantesco Vittorio Gassman, Veneri al sole, Dramma della gelosia, L'automobile, l'ultimo film di Anna Magnani, Innamorato pazzo. Ecco, tutto questo è stato possibile non solo grazie al genio creativo di Attilio La Padula, che è il progettista di questo trampolino, e di Pierluigi Nervi, che ha realizzato lo stabilimento balneare con la sua impresa di cemento armato, ma è stato possibile anche grazie all'impegno di imprenditori che hanno saputo mantenere, rinnovare questa tradizione, imprenditori balneari che sono spesso e volentieri delle famiglie, in questo caso la famiglia Piccioni. Ecco, noi speriamo, ci auguriamo che nel prossimo bando per l'evidenza pubblica, quindi per la messa a bando degli stabilimenti balneari in Italia, si tenga conto di quanto le famiglie abbiano rappresentato nella loro gestione un patrimonio per la balneazione, per il turismo balneare. Questo è un nostro auspicio in conclusione.
confusione di trasmissione che ha visto come protagonisti Massimo Vanni, e lo ringraziamo, stuntman e attore di 70 film, Daniela Polito del Campeggio Internazionale, un ringraziamento anche ad Alex Borrello che mi ha aiutato in questo percorso. L'appuntamento è per la prossima edizione di Roma Vista Mare. Grazie.